Grazie, buongiorno a tutti. Sono Fabio Milanese, sess account manager di Microfocus e Ernesto Centrella, responsabile del centro competenza test di credito Emiliano. Quest'anno vorremmo parlarvi non di uno dei classici temi di test, ma abbiamo portato un'esperienza fatta con un nostro cliente. Pensiamo che possa essere molto interessanti in questo senso. Due parole su chi è Microfocus e dopodiché passo la parola ad Ernesto. Diciamo, Microfocus nasce come 40 anni fa come società di sviluppo e distribuzione software sostanzialmente. Ci siamo espansi molto negli ultimi anni, questo è stato dovuto anche a delle recenti acquisizioni avvenute soprattutto nell'ultimo anno. Questi sono i numeri, abbiamo più di 80 uffici nel mondo e più di 4.500 eh, dipendenti. Eh, dicevo, questo è dovuto a una serie di acquisizioni che sono state fatte, eh, fino all'anno scorso noi ci siamo presentati per quanto riguarda il testing con il brand di Borland, che rimane una delle principali divisioni software all'interno dell'azienda, queste sono state le ultime acquisizioni fatte durante l'ultimo anno, la più recente quella di Serena Software, eh, abbiamo pensato quindi di presentarci, eh, e questo ha aumentato molto il nostro portafoglio prodotti. E quindi da, da quest'anno abbiamo pensato di presentarci ai nostri clienti in maniera molto più semplificata, quindi abbiamo Suse, Suse Linux che rimane un'entità a sé e tutto il resto sotto il nome di Microfocus. Dal punto di vista della riorganizzazione del portafoglio ovviamente abbiamo creato tre macro aree che sono la build, la operate e la secure. Eh, la parte eh, pertinente a ciò che fino all'anno scorso, ripeto, è stato Borland, eh, eh, decade sotto l'area di build, eh, quindi mh, costruire le applicazioni, e nello specifico eh, la parte di software, delivery and, and test. Eh, direi che potrei passare senza indugio la parola ad Ernesto, che ci parlerà di un'esperienza che abbiamo fatto insieme riguardo proprio questa parte. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ernesto Centrella, lavoro nel gruppo Credito Emiliano. Chi è Credem? Credem è uno dei principali gruppi bancari italiani, che è nato nel 1910 e oggi è diventato uno dei principali e più performanti banche private in Italia. Nonostante noi siamo Credito Emiliano, una banca fortemente legata al territorio, siamo di Reggio Emilia. Abbiamo una discreta diffusione su tutto il territorio nazionale e tutti gli indici di mercato ci, dicono, ci mostrano l'ottimo grado di salute che è, di cui godiamo e di cui andiamo particolarmente fieri. Oggi parleremo di Silk Central. Silk Central. è una delle soluzioni di mercato per il test management e il defect tracking, una di quelle soluzioni che se correttamente calate all'interno di una realtà possono portare efficienza e qualità sia nella gestione dei progetti ma anche nel monitorare come sta andando del software o anche un fornitore per cui, con cui lavoriamo. Nel 2014 eh, la crescita del business che, di cui Credem stava, stava affrontando, stava godendo, ha portato ad una rivoluzione all'interno del sistema informativo della banca. Questo ha portato alla nascita di un centro competenza test che aveva due missioni. La prima missione era quella di andare ad individuare quali erano le metodologie e i partner con cui potevamo lavorare per migliorare le nostre applicazioni e la seconda era andare a trovare degli strumenti di mercato che potessero darci una mano nel quotidiano. La prima cosa che abbiamo fatto, trovandoci così ad affrontare un problema uh, come questo, è stato quello di iniziare un assessment, capire come eravamo messi. Il primo risultato di questo assessment è stato quello di, uh, ci ha mostrato che a noi un, mancava uno strumento di TMS. Infatti fino ad allora noi gestivamo tutto quello che era la nostra uh, suite di test tramite Excel, tramite Microsoft Excel, quindi e tramite uh, le mail. Questo sicuramente ci, una ci portava una difficoltà in casa che era quella di capire, eh, di raccogliere delle metriche e di capire un progetto quindi come stava andando. Individuato il problema, abbiamo, immediatamente siamo scesi in campo per trovare la soluzione. La soluzione è stata quella di eh, fare scouting e cercare qual era lo strumento di mercato che poteva darci una mano. Abbiamo individuato nella famiglia Microsoft Focus eh, lo strumento eh, in SIL Central, quello strumento che poteva meglio adattarsi alle nostre esigenze, lo abbiamo individuato, studiato, calato sulla nostra realtà, portato su un progetto pilota. Subito ci siamo accorti però di due, di due aspetti: quello che dovevamo non calare lo strumento, ma lo strumento doveva essere calato secondo le nostre esigenze e quindi fare della documentazione su come si utilizzava lo strumento secondo le nostre esigenze e secondo la nostra realtà. E partendo da questa documentazione con l'aiuto di Microfocus abbiamo fatto anche un, dei corsi di formazione su tutte le nostre risorse in modo che tutti sapessero utilizzare lo strumento e lo sapessero utilizzare come noi volevamo. Come l'abbiamo configurato? Noi in banca abbiamo n procedure. Abbiamo eh, individuato nella procedura Credem il progetto Silk. Fatto questo ci ha portato soprattutto a costruire una test library su tutte le varie procedure che man mano battezzavamo sullo strumento che ci ha consentito di ridurre e di ridurre di, di tanto l'effort che impiegavamo per il design dei test. Tanti test potevamo recuperarli dallo storico. Inoltre, tanti progetti Credem possono e, e poi danno impatti su più procedure. E eh, quindi per riuscire a raccogliere tutti questi dati, anche con l'aiuto di Micro Focus, siamo riusciti a capire e ad individuare degli attributi durante l'execution plan che riuscivano a, co a coadiuvarsi e a tirare dentro i dati tutti in un unico punto, ed inoltre, ultimo punto, ma per questo non meno importante, siamo riusciti a capire quali erano le tre grandi anime che dovevano utilizzare lo strumento: il test, il default manager e il solver. Tutto questo cosa ci ha portato? Ci ha portato a costruire una serie di, di report unici per tutti i progetti CREDEM che riuscissero a rispondere alle due classiche domande, come sta andando il progetto e qual è lo storico di questo progetto. Eravamo contenti, ma non contentissimi, perché la domanda che tutti i project manager ci fanno è: ma quando finisce il progetto? Come sta andando? Come andrà il progetto fra sei mesi? E la risposta solitamente è: boh. Noi, però, qui ci siamo. Un po' noi abbiamo messo del know-how funzionale, i nostri amici di Microfocus, il nuovo tecnico sull'applicazione ci ha portato a costruire un report che chiamiamo punto futuro. Questo report riesce a predire quando un progetto finirà. Come lo fa? Lo fa andando a prendere eh, sia la velocità con cui eseguiamo i test, sia la velocità con cui vengono aperti e chiusi i bug. Questo ci porta a dire non solo quando finirà un... Uh, un progetto ma soprattutto se ci sono dei problemi e se abbiamo sentimento di qualche problematica che sta emergendo ci indica anche dove andare a calare le energie in maniera più, più importante se il problema è il lato sviluppo e o oh, se il problema è il lato test arrivato a un certo punto eravamo contenti di come lo stavamo utilizzando e proprio qua allo scorso forum durante un pranzo di lavoro con gli amici anche di poste abbiamo individuato e ho sentito l'esigenza di far nascere un forum, un forum dove tutti i clienti Silk potessero portare le loro esperienze in modo tale da condividere esperienze e quindi non andare a scoprire l'acqua calda. Se qualcuno aveva già individuato e risolto un problema, bene, grazie, lo condividiamo, lo risolvo anch'io nello stesso modo. Due, far crescere il prodotto secondo le esigenze che arrivano dal basso, dall'utilizzo quotidiano di strumenti del genere. E tutto questo perché? Perché noi in Credem crediamo molto che strumenti del genere possano portare efficienza e qualità. Quindi abbiamo anche pianificato tutto quello che è l'evoluzione dello strumento su tutte le restanti procedure. Siamo entrati utilizzando lo strumento sulle top procedure, ora abbiamo pianificato di diffonderlo a tappeto su tutte le altre. Abbiamo anche a piano di migliorare l'utilizzo dello strumento con strumenti di automatizzazione del test. E anche qua il forum è qualcosa che ci deve dare una mano e sicuramente lo, lo farà. Ultimo tema è anche quello dei test prestazionali, dove oggi noi oggi, all'interno dello strumento, andiamo a censire i casi di test, andiamo a censire l'esecuzione di questi casi di test, ma poco altro. E anche qua dobbiamo capire, e lo capiremo secondo me con il forum, come gli altri utilizzatori di strumenti del genere possano e hanno eventualmente automatizzato esecuzioni del genere. Quali sono stati i problemi che abbiamo affrontato? Oltre ai classici problemi operativi, che quindi come lo configuriamo in questo modo se non nell'altro, ci sono due aspetti che abbiamo dovuto affrontare che sono più relazionali. Il primo aspetto è qual è eh, la sfida maggiore che secondo noi è stata quella di eh, calare lo strumento sul campo senza aumentare l'effort per, sulle varie aree applicative che dovevano utilizzarli, tutti erano abituati a utilizzare l'Excel, dovevamo fare in modo che o utilizzare Silk o utilizzare l'Excel costasse uguale. La seconda cosa era vincere la naturale resistenza al cambiamento che tutti hanno, e figuriamoci gli utenti business. Bene, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti in che modo? Nel primo, nel, per un primo aspetto è stato quello di calare lo strumento all'interno del nostro processo e non il viceversa. Per far questo abbiamo costruito un rapporto di partnership con il nostro vendor che ci ha consentito una forte collaborazione. La seconda cosa, abbiamo fatto delle sessioni formative sullo strumento e non solo delle sessioni formative, ma anche fatto affiancare agli utenti, gli utenti business, da test manager che conoscessero lo strumento e che li aiutassero nel quotidiano. Altro aspetto importante... L'utilizzo e la configurazione dello strumento e tutte le metodologie sono in carico l'owner, soltanto un ufficio della banca. Questo ha portato a creare pochi report, ma quelli necessari, ha portato a non proliferare le metodologie, le metodologie sono quelle e tutti devono adattarsi a quelle. Abbiamo poi utilizzato questi report e queste metodologie come testa d'ariete, siamo andati dal nostro top management e fatto vedere bene, utilizzando questo strumento, riusciamo a portare questa efficienza, questa qualità. Così facendo, i nostri primi sponsor, il nostro primo modo per entrare sulle aree applicative era il top management, quindi calato dall'alto molto più facile l'ingresso. Ed in ultimo, abbiamo automatizzato tutto quello che era valore a basso, a basso valore aggiunto e quindi la creazione degli utenti, eccetera. Tutto questo è stata una vittoria per noi, in quanto oggi lo strumento è una, una realtà in Credem e tutto questo ha portato qualità nel nostro. Nel nostro, nel nostro quotidiano riusciamo a predire con il punto futuro eventuali eh, problemi, eventuali problemi di pianificazione, riusciamo anche a tenere monitorato tutto quello che è lo sviluppo software, riuscendo a portarci a casa quella qualità che durante una, una fase progettuale è importantissima, in modo tale da risparmiare poi dopo in produzione, risparmiare tutto quello che è il, il bug che può, può, può causarti in produzione dal dal costo in euro alla qualità, come diceva prima il collega, la famosa stellina che ti appare se è poco, un social network riesce a, in poco tempo a distruggerti. Vi ringrazio, lascio la parola a Fabio. Rimani, rimani qui con me Ernesto, perché eh, stavo cercando una frase per concludere la presentazione, me ne sono state suggerite diverse. In ciascuna di queste c'è un po' di verità, ma nessuna mi soddisfava, anzi personalmente trovo le ultime due anche un po' antipatiche se vogliamo. Che cos'è stata questa esperienza insieme a Credema? Allora, secondo me è stata soprattutto una condivisione di esperienze, cioè ciascuno ha portato qualcosa di suo. Eh, i nostri, le nostre punte di diamante del reparto tecnico Stefano Lontano e Gianluca Tonti hanno lavorato insieme per integrare quello che era il pregresso di Credrem eh, quindi Ernesto non ha detto che loro avevano utilizzato anche degli strumenti open source quindi non abbiamo perso lo storico che loro avevano il lavoro che avevano fatto fino a quel momento e questo è stato gra grazie ad un grosso, eh, una grossa collaborazione tecnologica Abbiamo lavorato molto io e lui dal punto di vista metodologico e di processo, tutti i corsi STQB che abbiamo fatto saranno ben serviti a qualcosa <ride> e su questo abbiamo lavorato molto bene insieme e, e diciamo che poi alla fine anche abbiamo trovato anche una quadra commerciale, nel senso che chi fa un investimento in prodotti enterprise decide di investire una certa quantità di denaro, quindi passare da soluzioni sostanzialmente free. A delle soluzioni enterprise eh, comporta un certo investimento. Ecco quello che ci ha fatto molto piacere è che questa è stata, eh, cioè crederemo, ha compreso il valore di una collaborazione di questo tipo. D'altro canto, come dicevo, ciascuno ha portato qualcosa di suo, io in vent'anni che seguo il test ho trovato interessantissimo il report.futuro, Futuro, cioè una cosa veramente innovativa. Quindi in questo caso io lo considero veramente un, un caso di successo. Eh, direi che tu pensi che tu sia d'accordo sul fatto che comunque... Eh, la condivisione di esperienze sia stato il, il maggior elemento che ha portato a questa cosa? Sì, sì sicuramente, secondo me la, la vittoria è stata proprio la collaborazione, senza collaborazione secondo me difficilmente riuscivamo ad ottenere i risultati che poi effettivamente abbiamo ottenuto. Quindi non è stata solo una partnership tecnologica in questo senso? Sì, sì. <ride> Va bene, allora noi vi ringraziamo, siamo disponibili se avete delle domande riguardo a questo tipo di esperienza per tutto il giorno, noi abbiamo uno stand come Microfocus e a presto, arrivederci. Grazie.